l'assessorato segue attraverso il Fondo Sociale Europeo le attività e le iniziative di Sole e Luna, che si contraddistinguono soprattutto nell'ultimo periodo per un importante coinvolgimento del mondo della scuola, sia rispetto alla valutazione dei cortometraggi che vengono sottoposti e selezionati per la manifestazione estiva che mette a concorso tutta una serie di produzioni che riguardano fondamentalmente i diritti umani. Ecco perché questa vocazione dell'associazione viene tenuta in particolare considerazione, ed ecco perché noi riteniamo estremamente educativo e pedagogico il fatto di poter riversare alle scuole tutto il contenuto filmico che in questi anni Sole e Luna ha preziosamente raccolto. Il Fondo Sociale Europeo ha una sua naturale vocazione, e cioè quella di sostenere la fragilità, quella di favorire l'inclusione, quella di migliorare la conoscenza e il livello delle competenze. Prendere cognizione e nozione del contenuto dei film proposti da Sole e Luna rappresenta già di per sé una funzione pedagogica ed educativa importante. Poter approfondire poi attraverso contributi critici e realizzazioni di carattere nazionale e internazionale alcuni temi che sono centrali per l'inclusione e la marginalità diventa ancora più importante. Faccio riferimento alla tutela della figura della donna e delle pari opportunità, al tema della politica della migrazione e della cura degli immigrati finalizzati al loro inserimento, e ancora poi la povertà, le differenze sociali, le asimmetrie nella distribuzione della ricchezza. Si tratta evidentemente di temi che interrogano la coscienza civile, e la scuola è prima di ogni cosa palestra di educazione civile, ed ecco perché l'iniziativa assume per noi una connotazione particolarmente significativa. Avere reso disponibile in questo contesto una sorta di filmoteca sui temi sociali e rendere questa stessa disponibilità libera all'accesso tanto delle scuole come comunità organizzate quanto dei singoli docenti e dei singoli allievi rappresenta evidentemente, in un periodo di pandemia dove siamo costretti a un isolamento forzato, rappresenta una ulteriore connessione col mondo vero, col mondo di una società ingiusta, di una società che attende da questi ragazzi, dalle giovani generazioni, un contributo per migliorare e per migliorarsi. È uno dei motivi ulteriori che ci ha spinto a questa iniziativa, e che io mi auguro, facendo compagnia ai giovani in un momento difficile, possa anche contribuire a fargli riflettere su temi che sono essenziali per lo sviluppo della società e per la preparazione del futuro. Non pochi contributi del patrimonio di Sole e Luna riguarda i temi ambientali, i temi delle energie alternative, il rifiuto dei carburanti fossili, il superamento dell'inquinamento, tutti temi che generazionalmente sono portanti per costruire il modello educativo più moderno, quello che guarda alle competenze trasversali, quello che guarda alla intersezione tra le scienze, quello che in qualche modo deve guidare questi ragazzi a gestire la complessità di un mondo che è ampiamente ormai globalizzato, evidentemente non riesce più a separare
gli asset dello sviluppo, ma integrarli l'uno con l'altro. Motivo per il quale evidentemente il contesto ambientale diventa lo scenario su cui il mondo si muove, ed è opportuno che questa sensibilità venga sempre di più indotta nei soggetti più giovani che tra qualche anno, tra qualche decennio guideranno il mondo.